Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Altra tegola per il giovane cantante che non sta vivendo un periodo felicissimo. Questa volta a prendersela con Blanco sono gli animalisti che hanno fatto una denuncia. Ecco che cosa è successo. Se un anno fa Riccardo Fabbriconi, il nome vero del giovane cantante, stava vivendo un periodo d'oro per la sua carriera, non possiamo dire la stessa cosa oggi. L'artista, dopo la bufera sanremese, è tornato al centro dell'attenzione dopo un esposto da parte degli animalisti che si sono scagliati contro di lui. Dopo il successo a Sanremo dello scorso anno insieme al collega e amico Mahmood e la partecipazione all'Eurovision Song Contest, questo doveva essere l'anno della consacrazione per Blanco, ma così non sembra. La discussione e le critiche dopo quanto accaduto sul palco dell'Ariston sono proseguite anche dopo la fine della kermesse, con la procura di Imperia che lo ha preso di mira e ha deciso di indagarlo con l'accusa di danneggiamento. Ma i guai per Fabbriconi non finiscono qui. Il cantante bresciano, infatti, è stato oggetto di un esposto da parte dell'Associazione Italiani Difesa Animali ed Ambiente per quanto riguarda il controverso videoclip della canzone L'Isola delle Rose. Una notizia che sta rimbalzando da una parte all'altra su social. Andiamo a capire che cosa è accaduto di preciso. Blanco denunciato dagli animalisti, ecco qual è il motivo. Possiamo senza dubbio affermare che Blanco è uno dei nomi del momento, anche se inserito in vicende non propriamente piacevoli. Una polemica su di lui partita a Sanremo e che si sta protraendo in altri contesti, come si può vedere dopo l'esposto dell'Associazione Italiani Difesa Animali ed Ambiente alla Procura di Milano. Gli animalisti hanno puntato il dito contro il cantante bresciano per il videoclip del suo nuovo singolo. Nelle immagini del filmato musicale si vede un cane dipinto di blu, un gesto che non è passato inosservato agli animalisti. Quest'ultimi, infatti, lo hanno bollato come un caso di maltrattamento di animali. In una nota scritta dall'associazione, viene sottolineato come il cane di quel colore innaturale sia stato sottoposto all'artistic grooming, si tratta di una tecnica nel quale vengono dipinti i cani. In poche parole, gli animalisti hanno voluto spiegare come abbiano usato del colorante sul cane per la riuscita del videoclip. Un prodotto, sempre secondo quanto scritto dall'associazione, che potrebbe creare dei seri problemi agli animali che ne annusano l'odore. Per il momento il cantante non ha rilasciato nessuna dichiarazione a riguardo. Una vicenda che sicuramente verrà aggiornata tra qualche giorno. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.